Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono la vostra Scarlett e parleremo di questa ottava arte. Secondo voi cosa sarà mai? Ma chi lo sa? E essendo ovviamente un canale di videogiochi, ovviamente l'ottava arte secondo me e Perrin sono i videogiochi, visto che da qualche anno il cinema è stato definito come la settima arte, per me e per Perrin appunto l'ottava è il videogioco. Ma perché questa cosa? Poi vi racconto un aneddoto molto carino di mia madre che mi ha fatto morire dalle risate. E diciamo che col passare del tempo le tecnologie sono migliorate, anche l'idea proprio dei videogiochi è cambiata tantissimo. Diciamo che dallo Space Invaders che si limitava a uccidere le navicelle, adesso ci troviamo con titoli tipo The Last of Us, Metal Gear, Ni No Kuni, Dark Souls, cioè veri e propri racconti messi su, diciamo, videogioco, su un CD. E tematiche sempre più attuali, più particolari e pesanti. Infatti, non so se anche voi state notando, ma in questi ultimi anni stanno crescendo i videogiochi che hanno un range di età molto alto. Invece prima appunto erano abbastanza, tra virgolette, sempliciotti. Poi appunto più si va avanti e più, come ovviamente in tutti gli ambiti, il videogioco sta cambiando. E possiamo vedere questa cosa appunto con i titoli che vi ho detto prima. E non solo come storie, cioè adesso il videogioco è preso, viene considerato, almeno secondo me, un incrocio tra un libro, un film, un racconto storico come potrebbe essere un Assassin's Creed, con tutte quelle epoche, le date, i luoghi riprodotti alla perfezione. Quindi proprio uno studio molto più profondo dei temi trattati. Poi abbiamo le musiche, vediamo che anche la musica sta prendendo sempre più spazio nel videogioco, vediamo sempre musiche molto più, come dire, epiche, sempre più forti, repentorie, non nel senso che sono forti proprio a livello di suono, ma proprio come accompagnamento al gioco, hanno sempre un ruolo più importante, come nei film. O anche come per esempio il teatro, ci sono giochi anche che si basano sul teatro, tipo Puppeteer, che effettivamente sembra di stare dentro un teatro. Dà l'idea di essere un gioco molto bambinesco, invece no, anche dai temi che tratta è molto serio. Per quello dico, si sta evolvendo a 360 gradi. Poi abbiamo invece i giochi che si basano sulle vite vere delle persone, tipo Heavy Rain, con Cage che ha praticamente, basandosi su quello che gli è successo a lui, ha tirato fuori un gioco. Cioè, cose molto molto forti, molto molto importanti. E adesso vi racconto questo aneddoto. Stavo a Roma, che voi saprete, sono stata a Roma un mesetto e mezzo, e io sul mio cellulare, cioè il 90% della musica che ascolto sono soundtrack, principalmente di film e videogiochi. E anche di anime. Ed era uscita una musica di Persona 4. Non so se voi lo conoscete. Persona 4 è dell'Atlus, è un JRPG bellissimo della saga dei Shin Megami Tensei. Poi vabbè, Perrin ve ne parlerà fino a morire perché lui è l'esperto di questo gioco, di questa serie saga qui. E poi tra l'altro su Persona è uscito anche un anime che vi consiglio assolutamente di vedere perché è fantastico. E c'è la musica che poi appena inizi il gioco ci troviamo dentro sta macchina, sta limousine, scusate, che viene chiamata la Velvet Room. E inizia questa musica classica con il pianoforte, i violini, poi la cantante lirica, è una meraviglia. Molto probabilmente lo metterò come sottofondo al video perché merita veramente tanto come musica. Allora, mia madre sente questa musica qui e dice: "Ah, che bella, ma che cos'è? È di un videogioco?" Fa: "Mi stai prendendo in giro?" "No, mamma, è di un videogioco, perché qual è il problema?" Cioè, mi ha sconvolto. Ho detto: "No, ma è bellissima, cioè, è
fantastica, non pensavo che potessero fare delle cose del genere. Cioè, lì ero indecisa tra rimanerci male e dire porca la miseria, è la mia passione, te ne parlo da quando ho 4 anni e me lo sminuisci così. Però allo stesso tempo il suo stupore nel dire cavolo, non pensavo che in un videogioco si potevano trovare cose simili. Cioè, mia madre, che a malapena sa come si chiama con un cellulare, è rimasta incantata dalla musica di un videogioco. Cioè, quante volte può capitare? Cioè, giusto se uno sente la musica classica, magari un adulto può dire wow, che bella. Cioè, quindi è questo quello che intendo, ottava arte. Perché veramente ormai i videogiochi racchiudono un mondo enorme, fantastico. Sono sempre più profondi e sempre più, tra virgolette, localizzate in un determinato periodo, in una determinata trama, con un determinato significato. Ok, la maggior parte, non tutti. Per esempio, io adoro da morire lo studio Ghibli, cioè è la, per me quella è la nona arte, per dire. E fanno dei film fantastici. E hanno tirato fuori un gioco insieme a Level 5, appunto, Ni no Kuni. Chissà quanti di voi sapranno che è uno dei miei giochi preferiti di Ni no Kuni, ma nessuno lo sa, lo sanno solamente i sassi. E anche Ni no Kuni, che poi tra l'altro sto preparando una saga enorme su Ni no Kuni perché veramente lo adoro. E cosa vediamo in Ni no Kuni? Allora, vediamo intanto le capacità di Studio Ghibli nel lavorare con i colori. Hanno fatto dei paesaggi favolosi, fantastici, sono dei quadri, sono paragonabili a dei quadri, è arte moderna, non quella che uno va a dipingere su una tela tutta rossa e gli fa tre tagli, quella è arte. Per me quella non è arte, per me arte a livello di quel tema lì è un Michelangelo che mi va a fare la Cappella Sistina, quella per me è arte. E lo studio Ghibli per me è arte contemporanea. Vedere quei paesaggi così colorati, così solari, che poi non sempre sono solari, perché sono anche in grado di tirare fuori dei paesaggi molto tetri, molto scuri, sempre col loro modo di fare. Però sanno fare anche quello, ovviamente. Abbiamo le musiche. La musica di Ni no Kuni è fantastica. Cioè, se uno me la canticchiasse davanti, dico, ah cacchio, Ni no Kuni. Cioè, sono quelle cose che ti entrano talmente tanto nella testa e nel cuore che se le vai a beccare in giro o se vedi qualcosa che gli assomiglia, subito vai a pensare al gioco. Per me è quella la cosa che fa dire è l'ottava arte ed è quello che per me tutti i produttori tentano o comunque dovrebbero tentare di raggiungere. Poi anche il tema. Abbiamo sto ragazzo, sto bambino, che gli muore la madre e si ritrova, grazie a Lucciconio, che è una fada, si ritrova in questo mondo e scopre che questo mondo è sotto attacco da una strega cattiva. Allora lì vedi il bambino che lui in realtà non è andato lì per salvare il mondo, ma in realtà è andato per salvare la madre. E alla fine si ritrova in mezzo a un putiferio totale che c'entra appunto questa strega. E quindi si vede questo bambino, perché poi alla fine è un bambino a 9 anni, che affronta un mondo intero per aiutare gli abitanti, li conosce, fa le missioni, conosce un sacco di persone, aiuta il vecchietto piuttosto che aiuta la coppia, piuttosto che aiuta il bambino. Lo unisce un rapporto fortissimo ai famigli, ok? Che si potrebbero in qualche modo paragonare ai Pokémon, che sono degli esserini che vivono su questa terra e solo i maghi hanno la capacità di diciamo renderli propri, anche se è sbagliato dire renderli propri, però farli diventare compagni di squadra, ecco, diciamo così. Quindi tutto questo gioco ha dei significati molto forti, ha il significato dell'amicizia tra lui, il suo famiglio, il suo compagno di squadra, ha il significato del perdono, che uno dei compagni là era un po' particolare e lo hanno accettato per così com'è. Poi anche il significato dell'amore per il mondo proprio, cioè se c'è un problema
non è che voltano le spalle e se ne vanno, ma lo affrontano, nonostante sono piccolini, perché alla fine sono tutti piccolini. E gli stessi cattivi ci insegnano qualcosa. Vedere un cattivo che sì, è vero che fa di tutto per vincere, però allo stesso modo, inconsciamente, perché sa che sta sbagliando, perché magari prima era buono, fa di tutto per essere fermato. Cavolo, questa cosa, quanti nemici hanno questa particolarità? Cioè, io sono cattivo, voglio governare il mondo, ma allo stesso tempo lascio quell'unico spiraglio che so esattamente mi potrebbe portare alla fine, ok? Quanti cattivi sono in grado di fare questa cosa? Cioè, essere allo stesso tempo consci di quello che sono, cioè cattivi, accettare questa cosa e trovare un modo per essere fermati. Cioè, proprio una versione, tra virgolette, romantica del cattivo, diciamo. Non c'è più il cattivo, quello psicopatico, tipo in Far Cry, che io comunque non l'ho giocato, però da quello che ho sentito il cattivo era molto molto particolare. E dare anche il significato appunto a cosa è giusto e cosa è sbagliato, far vedere le differenze, cioè sono dei, i videogiochi sono diventati delle vere, anche delle vere e proprie linee guida per vivere. Sembra una cosa assurda, lo so, però delle volte mi trovo veramente a dire, cavolo, che insegnamenti belli, veramente belli, ti fanno affrontare in certi momenti, in certe situazioni, che dici, ah cavolo, però visto, ripeto, può sembrare assurdo, però alcuni, ricordiamo sempre alcuni, perché alcuni lo fanno, altri no. Poi ovviamente tutti i videogiochi sono belli, a me piacciono tutti. Però ci sono quei videogiochi che appunto danno quell'insegnamento, e può capitare la situazione che magari ci ritroviamo nella stessa situazione del personaggio e dici, ah cavolo, e lui cosa ha fatto per superare questo problema? Potrei farlo pure io, capito? Quindi è proprio questa la cosa magnifica del mondo dei videogiochi, che sta maturando, sta crescendo. Proprio l'evoluzione, per esempio, un altro gioco che io adoro alla follia, Castlevania Lord of Shadow. Cioè, abbiamo Gabriel, che è qualcosa, io mi sono innamorata di quel personaggio proprio alla follia, è fantastico, è un buono molto 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 particolare. Cioè, portare un buono a diventare cattivo, per modo di dire, ha dovuto subire tanti tanti dolori, tante perdite, tante sofferenze. E come lo potrei spiegare? Cioè, potrei parlarne per ore, però visto che non ho molto tempo devo pure accorciare. E anche quello lì, far vedere psicologicamente come un personaggio da buono diventa cattivo, tutto il passaggio di Gabriel che fa dall'inizio del gioco alla fine, anche con il paesaggio, che all'inizio si parte che si sta nelle foreste, comunque c'è abbastanza luce, ci sono gli animali, eccetera eccetera. Più si va avanti, più Gabriel le prende emotivamente e più i posti diventano scuri. Quindi proprio tutto il gioco è stato impostato per far trasparire proprio visivamente le emozioni del personaggio, rendendolo vivo, completamente vivo. Cioè, se a me mi passasse per strada Gabriel, a parte che mi salterei addosso, premessa, e Perrin non vedrà mai questo video, però lo rende vivo, lo rende umano, come se potesse essere il proprio vicino di casa, che magari ha avuto la moglie che gli è stata uccisa, aveva un'amica ed è morta pure quella, casini vari, ed è diventato quello che è. È quella la cosa fantastica che stanno facendo adesso nei videogiochi, proprio gli studi approfonditi che la fanno diventare l'ottava arte, perché veramente racchiudono di tutto, dai dialoghi sempre più non lunghi, però sempre più particolari, più profondi, più concentrati, le musiche, troviamo delle musiche spettacolari, le ambientazioni, per esempio abbiamo anche Child of Light, che ho fatto la recensione oggi. E vediamo che Ubisoft si è appoggiata anche al Circus du Soleil per fare le ambientazioni, che è un dipinto, cioè
qualche anno fa, 20 anni fa, esempio, quanti giochi potevano vantare una cosa simile? Sono, credo, zero o quasi. E adesso invece ne troviamo sempre di più. Poi, per esempio, troviamo The Last of Us, che si basa anche lì, tra virgolette, su una storia vera del fungo che in realtà esiste, ma può attaccare solo animali piccoli. E lì vedi l'uomo, l'umanità che viene corrotta da questo fungo. E nonostante tutti i casini, come a Metro, per fare un altro esempio, a Metro 2038, 2033, 2033, che dici, cavolo, ormai l'aria non è più vivibile, ok? Però comunque l'uomo, la stupidità dell'uomo lo porta continuamente, anche in una situazione di difficoltà, a mettersi uno contro l'altro, al posto di fare un'unica forza e sconfiggere il problema dell'ambiente e il problema dei mutanti. Cioè, sono tutte critiche all'umanità, a come si comporta tra uomo, dare più profondità ai personaggi. Cioè, è diventata proprio arte. È arte. Ovviamente, ripeto, non tutti, che poi si può trovare. Beh, oddio, adesso è anche difficile trovare giochi che non diano un'impronta così forte. Effettivamente adesso non mi viene in mente un gioco dove non c'è un significato sotto. È veramente difficile. Anzi, facciamo una cosa. Per concludere il video, perché pure il tempo ormai è finito, io vorrei sapere voi cosa ne pensate. Se anche voi avete notato questa differenza, questa miglioria da 20 anni, diciamo, a questa parte, come si è evoluto il videogioco, come ha fatto a diventare l'ottava arte, perché appunto per noi è l'ottava arte. Qual è il gioco? Questa domanda è difficile. Qual è il gioco che secondo voi è il rappresentante migliore dell'ottava arte e qual è il peggiore? Sì, direi, vi do però un limite. Il più indietro possibile, il massimo PS3 e 360. Poi PlayStation 2, PlayStation 1, no. Diciamo che da PlayStation 3 e Xbox 360 fino ad oggi, Il compreso ovviamente migliore Nintendo. Metal Gear, il peggiore Lightning. Ecco, esempio, ho fatto un esempio proprio velocissimo. Io ho giocato Final Fantasy XIII. Per me invece Square Enix sta regredendo da quel punto di vista. Quando noi invece ci trovavamo con Terra, con Cloud, con Squall, con Tidus, avevi delle storie fantastiche che ti innamoravi. Cioè, quando ho visto la fine del 10, io ho pianto come una bambina. Mi veniva da piangere. Cioè, non ho giocato per mesi perché ero talmente tanto scioccata che non ce la facevo a giocare. Invece il 13 è stato un po' un disastro, come il 12, come l'11, che non ho giocato, però so che è stato un po' brutto, non so perché. L'11 l'ho giocato, il 13 l'ho giocato, non mi sono piaciuti nessuno dei due perché hanno perso l'anima. Ecco, il gioco senza anima non è ottava arte. Bravo Perrin, hai trovato un gioco che non è ottava arte. Anche se lì da quel punto di vista, a livello grafico, sì. Ne ho altri, Vabbè, Square Enix. Tipo? Blade of Time. Non lo conosco. Lascio fare. Ce n'è di merda in giro. Vabbè, io diciamo ho avuto la fortuna di giocare tutti i titoli molto buoni. Io Comunque, concludendo il video, no. allora, Mass Effect 3. ok. Concludendo il video, vi chiedo appunto, qual è secondo voi il vostro titolo che rappresenta di più l'ottava arte e ditemi perché. Sono molto curiosa di sapere cosa tirate fuori. E altra cosa, qual è il titolo che secondo voi, appunto come secondo me un Final Fantasy XIII, non rappresenti l'ottava arte, ma anzi sia una regressione del videogioco? E ovviamente spiegatemi perché. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Spero che vi sia piaciuto il video. Non mi sono scritta nulla come al solito, perché sennò non sarei io. E spero di essere stata abbastanza veloce e non noiosa, e soprattutto non ripetitiva, ma credo proprio di sì. E niente,
Fatemi sapere, sono veramente curiosa di avere le vostre idee. E mettete mi piace, commentate, condividete e al prossimo video. Un bacione, ciao ciao!